faccio un tipo, un ruolo distintivo e si usa per eventi che non sono reali. Buongiorno a tutti, sono Giovanni, sono un alunno della scuola secondaria. Frequento l'istituto comprensivo di San Giuseppe Iato da quando avevo 3 anni. Me ne vado molto fiero. Oggi vi farò conoscere il Presto Ricco Bono attraverso gli ambienti di questa scuola. Sicuramente non riuscirò a dirvi tutto, ma neanche a raccontarvi tutta la ricchezza di questa scuola. Però spero di incuriosirvi un po' e di farvi venire il desiderio di continuare a farne parte. Venite con me. Questo è il nostro cortile dove facciamo tante attività, dall'educazione fisica al giardinaggio. A volte anche qualche lezione all'aperto. Qui impariamo, giocando e scherzando, a contatto con la natura. Anche murales sono stati realizzati da noi ragazzi. In questo corridoio, da questa parte potete trovare gli uffici di segreteria, da quest'altra parte potete trovare la presidenza e attraversando questo bellissimo giardino d'inverno potete raggiungere la vicepresidenza. Queste sono le nostre aule, qui facciamo lezione da lunedì a venerdì, dalle 8:15 fino alle 2:15. Tranquilli, dalle 11:15 fino alle 11:30 potrete rilassarvi facendo ricreazione. Qui impariamo moltissime cose, divertendoci molto. Tutte le classi, come potete notare, sono dotate delle nuovissime digital board, degli armadietti e di computer e di tutto il materiale occorrente per svolgere l'attività didattica. Sia che io fossi, che io sia stato. La nostra biblio video ludoteca è uno dei luoghi più affascinanti della nostra scuola. Qui noi ragazzi possiamo prendere in prestito libri, e leggere in gruppo, fare attività di recitazione nel nostro teatrino e guardare dei film all'interno dell'aula video. Qui ospitiamo anche scrittori e facciamo tante manifestazioni per arricchire il nostro bagaglio culturale. Oggigiorno chi corteggia incontra sempre più difficoltà. Laboratorio linguistico è un ambiente interattivo in cui noi insieme ai nostri docenti andiamo per studiare la lingua inglese e la lingua francese. Viene spesso utilizzato insieme ad altre risorse come libri di testo, audio e video che favoriscono il nostro apprendimento. Benvenuti all'interno del nostro laboratorio scientifico. Qui i nostri docenti ci permettono di avere un approccio ludico e laboratoriale alle discipline scientifiche con l'obiettivo di acquisire delle competenze che vanno oltre a quelle legate alle materie. Qui ci trasformiamo davvero in piccoli scienziati perché questo laboratorio è per eccellenza il luogo degli esperimenti. Coi verbi al congiuntivo, quindi è tempo di riaprire il mare. Noi veniamo definiti una generazione digitale, ma se noi siamo una generazione digitale dobbiamo saper usare al meglio i nostri computer. Infatti nella nostra scuola esistono l'informatica, questa informatica ci aiuterà a saper usare al meglio in modo molto responsabile le nuove tecnologie. Quale di grammatica che... Il laboratorio di arte è il luogo privilegiato per dar spazio alla nostra creatività. Qui i nostri prof ci permettono infatti di conoscere un grande numero di tecniche artistiche per dare a ognuno la possibilità di scegliere il mezzo espressivo a noi più congeniale. Questo è il nostro auditorium dove ci raduniamo per vedere dei film, assistere a incontri formativi o per degli spettacoli creati dalla nostra scuola che vedono protagonisti noi ragazzi o gruppi teatrali esterni. È anche il luogo dove l'orchestra del nostro istituto si esibisce per donarci momenti magici. Grazie all'impegno dei nostri docenti di strumento e a noi alunni, la nostra orchestra ha vinto moltissimi premi partecipando così a numerosi concorsi e questo ci ha reso veri protagonisti del mondo musicale. Sapete quali strumenti potrete imparare a suonare nella nostra scuola? Un meraviglioso strumento che potete imparare a suonare nella nostra scuola è il pianoforte. Questa
è l'aula dove la nostra insegnante ci guida regolarmente o in piccoli gruppi, portandoci in breve tempo a grandi risultati. Ascoltate le melodie che si riescono a creare. Questa è l'aula dove noi studenti impariamo a suonare lo strumento che da sempre è il più amato da noi giovani, la chitarra. Seguitemi, faccio ascoltare qualcosa. Ad instaurare un rapporto di fiducia con noi alunni, che sappiamo di poter trovare nei nostri insegnanti un punto di riferimento per la nostra crescita culturale, ma soprattutto umana. I nostri docenti sono compagni di viaggio che ci educano e che ci spingono sempre a fare del nostro meglio per noi e per i nostri compagni. La nostra scuola e il nostro istituto comprensivo statale Enrico Buono organizza delle visite e dei viaggi di istruzione per farci conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale e la nostra amata Sicilia e la nostra meravigliosa Italia. Al passo con i tempi, la nostra scuola dà molta importanza all'insegnamento dell'educazione civica come stile di vita, puntando alla salvaguardia ambientale, alla sicurezza digitale, al rispetto delle regole, alla solidarietà, all'integrazione e ovviamente alla pace. Tantissimi sono progetti curricolari ed extracurricolari portati avanti dalla nostra scuola. Progetti legati allo sport, ad una conoscenza più approfondita delle lingue straniere, alla legalità e all'ambiente. Non dimentichiamo poi i giochi matematici, le attività teatrali, i concorsi di strumento, le attività di orientamento, continuità e tanto tanto altro. Come non ricordare infine il ruolo della nostra scuola che veste anche all'interno del comune del nostro paese, nelle figure del baby sindaco e tutto il consiglio comunale nel 14. Il nostro viaggio al momento termina qui, ma vi aspettiamo il prossimo anno a Presso Ricco Bono per vivere assieme la nuova avventura della scuola secondaria. Ciao ciao!